Inizia male il 2014 per la pallacanestro Nuoro. I Sirbones, impegnati sabato nella palestra Acconi di Via Lazio contro la scuola basket Cagliari, hanno rimediato una nuova sconfitta. La gara, valida per il primo turno del ritorno del campionato regionale di Serie C, è terminata col punteggio di 81-59. Per i biancorossi si tratta della decima sconfitta stagionale, risultato che lascia i nuoresi in fondo alla classifica del campionato con 2 punti, frutto della vittoria, finora unica, ottenuta sulla Sef Torres di Sassari. La gara con i cagliaritani, cui si riferiscono le immagini, tuttavia ha lasciato intravedere qualche miglioramento, anche se tanto resta da fare per riuscire a risalire la china della graduatoria. Tra i Sirbones è tornato Claudio Moleda, che dopo un ciclo di allenamenti nella pausa del campionato è stato schierato dal coach Salvatore Pinna. Un buon apporto quello di Moleda, con 13 punti, miglior marcatore biancorosso, anche se alla fine a festeggiare sono stati i cagliaritani. Eppure la pallacanestro Nuoro, a differenza delle ultime uscite, è rimasta in partita fino all'ultimo quarto, quando ha lasciato campo libero alla scuola basket Cagliari. La prima frazione è stata molto equilibrata, con i nuoresi che hanno messo a segno una partenza a sprint, anche se poi sono stati gli ospiti a piazzare il break vincente che ha determinato la conclusione della frazione col punteggio di 19-16 per i cagliaritani. I nuoresi sono rimasti in scia alla scuola basket anche nella seconda frazione, accusando un ritardo di altri 3 punti. Il parziale è stato di 23-20 per gli ospiti. Le due squadre sono andate al riposo lungo, con i cagliaritani in vantaggio sul 42-36, un divario accettabile che ha lasciato i Sirbones nelle condizioni di poter recuperare. Nel terzo tempo i nuoresi hanno provato a rimontare, ma il parziale di 14-11 a favore degli avversari ha mandato le squadre all'ultimo quarto, con i cagliaritani con un vantaggio di più 9, quindi in grado di amministrare un'eventuale reazione dei nuoresi. In avvio di frazione gli ospiti hanno piazzato un parziale di 12-4 che ha chiuso i conti. Il finale di tempo, 25-12 per gli ospiti, ha fissato il punteggio sull'81-59. Un passivo sicuramente troppo pesante per i nuoresi, visto l'andamento della sfida e su cui ha influito la vena realizzativa dei cagliaritani, in particolare di Minari, top scorer con 27 punti. Ora i nuoresi sono attesi da 3 trasferte consecutive, la prima delle quali sul campo dell'Oratorio Elmas.